Ben ritrovati, nuovo video dei trasferimenti. Nonostante il mercato sia chiuso, ho notato qualche piccolo trasferimento di giocatori che seguo, in particolare in Islanda, ma non solo. Quindi partiamo proprio da qui, in principio, con il trasferimento di Svantorson, esterno classe 99, che è andato in Inghilterra, giocatore che è cresciuto molto nel Breidablik, io l'ho visto giocare proprio lì, e ha fatto il salto in Inghilterra con il Grimsby Town, quindi in Serie D inglese, League 2. Ora non so se il livello è paragonabile, però comunque ha approdato in un paese sicuramente importante, piano piano sta trovando anche spazio, e quindi certamente una operazione da sottolineare per un giocatore che in Islanda fece molto molto bene. Due giocatori che hanno fatto bene in Islanda e che sono trasferiti sono andati in America, come ha fatto anche Hauksson, che ha lasciato la Cureyri per trasferirsi nella USLA, se non sbaglio, comunque una realtà, un college fondamentalmente americano. Allo stesso modo fanno lo stesso percorso Baldvinsson e Omar Stefansson, che hanno fatto bene, che io seguivo in Islanda, e che sono andati al Wisconsin Badgers, quindi l'università del Wisconsin, e faranno parte quindi di questa squadra. Baldvinsson è un terzino classe 2001 che ha lasciato proprio la Cureyri, giocatore molto interessante, un buon terzino. Adesso ovviamente lo perderò, come è normale che sia, di vista, perché onestamente non so se avrò modo di vederli nell'Università del Wisconsin. Discorso valido anche per Stefansson, che è un trequartista classe 2004, un buon prospetto per il panorama islandese, che ha lasciato il Fylkir, società in cui ha militato fino a poco tempo fa, per approdare per l'appunto nelle Americhe. Un po' dispiace perché, come detto, sarà più difficile poterli vedere, però interessante queste operazioni. Come interessante il futuro trasferimento di Lindgren. Ora parliamo di due giocatori che si trasferiranno, che comunque ho visto giocare qualche volta. Forse nel resoconto osservatore non ne ho mai parlato di Lindgren e del prossimo giocatore, però ve ne parlo lo stesso in questo contenuto, giocatori che ho già comunque avuto modo di vedere in qualche modo. Lindgren, attaccante classe 2001, che ha fatto molto bene in Serie B svedese con il Degerfors, doppia cifra in 25 partite, 12 gol, sicuramente molto bene, e ha ricevuto una chiamata anche lui dall'Inghilterra, dal Peterborough, che lo paga 592 euro. Quindi dal 1 gennaio andrà in Inghilterra, in League One, in Serie C, a giocarsi le sue carte, quindi un trasferimento molto interessante, come anche quello di Crystal, uno dei più interessanti prospetti estoni, secondo me assieme a Sitt, che abbiamo già avuto modo di commentare. Crystal ha fatto molto bene al Paide e ancora lì milita per chiudere un po' la stagione, anche perché in Estonia la stagione si chiude, il campionato non è, diciamo, non segue il calendario calcistico, cioè da giugno a giugno, ma è calendario solare, quindi da gennaio a gennaio, e la stagione sta per finire. Vi ricordo, è un classe 2007, giocatore che ha fatto molto molto bene, è anche nel giro della nazionale maggiore estone, e tra l'altro l'ha preso il Colonia, quindi va in Bundesliga, anzi in realtà in Bundesliga 2 perché il Colonia è retrocesso, però una realtà molto molto grande, e in cui potrà mettersi quindi, diciamo, a confronto con giocatori più formati e di livello. Tanto tra l'altro, qualche tempo fa il Paide lo pagò 3.000 euro e adesso per l'appunto approda in Germania, comunque ad alti livelli, quindi ha fatto un bel salto, devo dire. Speriamo che avrà modo di riconfermarsi. Purtroppo per ora non si stanno riconfermando due gioielli del Sassuolo Primavera, che hanno raccolto qualche presenza in Serie B, ma con poca continuità, quindi per ora un po' stanno facendo fatica. Io mi riferisco in particolare a Kumi e a Flavio Russo, che però, nonostante tutto, hanno rinnovato
con il Sassuolo, quindi restano comunque assolutamente nel giro della squadra di Mister Grosso e vengono blindati. Kumi è un centrocampista classe 2004, un'ottima mezzala abbastanza completa che però finora diciamo che in Serie B ha trovato poco spazio, quantomeno dall'inizio. Certo, in quel reparto tra Torsvet e compagnia è ovviamente molto difficile, però è un peccato, come anche Flavio Russo che qualche presenza pure l'ha raccolta, però non è riuscito ad imporsi, nonostante abbia un'ottima vena realizzativa, fatto benissimo in primavera, è un giocatore che per me in Serie C potrebbe giocare tranquillamente. E forse sarebbe dovuto partire prima, proprio per andare in una squadra che gli desse continuità. Un gol in B l'ho anche realizzato in realtà, però è un classe 2004 e anche l'ho rinnovato con il Sassuolo. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, ragazzi.